The Crying Machine di Steve Vai. Crying Machine di Steve Vai. Thank you.
presentazioni. Tu sei? Francesco. Tu sei? Lorenzo. Tu sei? Natale. Domenico. Allora, sono nata, ve li dico meglio così si sente, sono Natale Stumpo che ha suonato per voi Bat Through alla Metallica, Domenico Morelli Enter Sandman, Lorenzo Galluzzi The Crying Machine e Francesco Le Fosse Ray of Life. Allora, i ragazzi sono alunni del Centro Studi Musicali Giuseppe Verdi, facciamogli un grosso applauso perché a loro è stata data il compito di inaugurare la nostra bellissima serata e lo hanno fatto nel migliore dei modi, nel modo più scoppiettante possibile. Infatti tante sono state le persone che sono arrivate qua attratte dalla vostra musica. Allora, dicevo, i ragazzi sono gli alunni del Centro Studi Musicali Giuseppe Verdi, diretto dal maestro Campana, e la loro classe, quella di chitarra elettrica, è guidata dal maestro Emiliano Feletti. Emiliano Feletti. Allora, grazie ragazzi, grazie, ci vediamo più tardi? No. Ci vediamo dietro. Allora, facciamogli un altro applauso. Allora, mentre i nostri ragazzi smontano, io vi do ufficialmente il benvenuto. Benvenuti a tutti a questa serata dal titolo Musica e Solidarietà. Una serata appunto che ha come obiettivo quello di farvi rilassare, di farvi divertire con la musica degli alunni del Centro Studi Musicale, ma allo stesso tempo vuole sensibilizzarvi, vuole darvi attraverso delle interviste, dei piccoli colloqui che man mano durante la serata si snoderanno, quelle che sono le associazioni del territorio che operano per la solidarietà. Infatti, come vedete, il nostro palco stasera è allestito in modo molto particolare. Abbiamo alla mia destra la parte musicale, invece alla mia sinistra abbiamo una sorta di salottino, un salottino sul mondo, nel quale i presidenti delle nostre associazioni si apriranno, risponderanno alle mie domande e grazie anche a dei supporti video ci illustreranno quelle che sono le loro iniziative e i loro progetti per fare solidarietà e star vicino a chi soffre. Allora, la serata di stasera, e io qui chiedo un grande applauso, è stata ideata dalla Pro Loco Rossano in collaborazione con il direttore artistico, il maestro Pino Campana, per cui propongo un grande applauso. Questa serata dunque è un progetto a rete che ha coinvolto altre 5 associazioni del territorio, 5 associazioni che sono prima di tutto 5 amiche della Pro Loco Rossano e del Centro Studi Giuseppe Verdi, associazioni composte da amici ma anche da persone che operano tutti i giorni nell'ambito del sociale. Io prego tutti voi di prestare attenzione a quello che diremo stasera, perché sono delle pillole veramente di saggezza, se vogliamo così dirle. Infatti stasera parleremo di donazione del sangue, parleremo di donazione del cordone ombelicale, parleremo di oncologia pediatrica, parleremo di supporto al reparto di oncologia dell'ospedale di Rossano, parleremo di scuola di teatro e lo faremo insieme a 5 grandi associazioni del territorio, e sono il gruppo donatori Fratres Francesca Zicarelli Ollus, l'Avo Calabria, l'Avo Rossano, il Vincenzino Filippelli Ollus e la Carpe Diem. Un grazie particolare va a queste 5 associazioni e ai loro presidenti, nonché a tutti gli associati, perché insieme alla Pro Loco e al Centro Studi hanno sposato questo ambizioso progetto. Dunque stasera sarà una serata fresca, divertente, ma anche una serata con un retrogusto di solidarietà. Allora, io ringrazio l'amministrazione comunale per averci inserito nella Estate Rossanese, nella 22esima edizione della cartellone del programma socioculturale di Rossano. Un ringraziamento particolare va a Telea 57, nostro media partner, che ci riprenderà integralmente e ci trasmetterà nei prossimi giorni sul canale 74. Grazie a Sandra e a tutta la redazione. Grazie al periodico La Voce, un altro nostro media partner, il Cavalier Zangaro, che più tardi vedremo anche esibirsi. Grazie all'Atena Cartolibreria, alla Serigrafia di Grazia Le Fosse, al fiorista Giovanni Novelli, all'Associazione Venerabile Serva di Dio Madre Isabella De Rosis. Allora,
Iniziamo subito la serata e facciamolo con il migliore dei modi con una cantante meravigliosa. Lei ha una voce leggera ed intensa, ama cimentarsi nel repertorio pop italiano ed internazionale. Signore e signori, ecco a voi Laura Caruso! In inglese, I wanna dance with somebody di Whitney Houston. Prego Laura. Yeah.
continuiamo con gli alunni del Centro Studi Musicale Giuseppe Verdi. A suonare adesso è un bambino. Rappresenta i giovanissimi della classe di canto del Centro Studi Musicale Giuseppe Verdi. Una voce in crescita, fresca e suadente. Lui si chiama Antonio Scaglione. Successi del Molleggiato di Adriano Celentano, il tuo bacio è come un rock. Vai Antonio!